Parcheggiatore giustiziato tra i locali della Movida, orrore a Bagnoli, tre killer sono arrivati in auto e hanno esploso almeno 6 colpi di pistola. La vittima, pregiudicato, era un parcheggiatore abusivo. Si segue la pista della camorra. Bimba morta di tumore, arrestati 2 pediatri, ebbero in cura per 2 anni a Casal di Principe una bambina senza accorgersi che era affetta dal tumore che la uccise. Un medico e la moglie sono ai domiciliari per omicidio colposo. Lettieri De Magistris, duello finale in piazza, l'ex PM rilancia l'allarme sul voto inquinato e annuncia, primo atto a battere le vele di Scampia. Lettieri attacca, caccerò la rockstar dal municipio, liberiamo Napoli dal malgoverno. Mastella del Vecchio caccia l'ultimo voto, i 5 Stelle non si schierano nel duello a Benevento tra i 2 candidati sindaco e lasciano libertà di voto, ultimi appelli in vista di domenica. Il ritorno di Foti, potevo morire, il sindaco è tornato alla guida dell'amministrazione dopo l'intervento al cuore al Moscati, ho temuto per la mia vita, racconta il primo cittadino che annuncia senza i numeri sul bilancio, lascio. Furbetti del cartellino, primi rinvii a giudizio, a Salerno arriva ad una svolta il caso degli assenteisti dell'ospedale Ruggi, rinviati a giudizio 14 dipendenti, i casi più gravi, ma in queste ore la procura sta notificando altri 168 avvisi di garanzia. Rieccoci in diretta con il TG News delle 14, in apertura la cronaca, un'esecuzione di camorra per mettere in chiaro chi comanda dopo un cambio di guardia. Ci sarebbe questo dietro l'omicidio di stanotte in via Coroglio a Napoli, la vittima è Gaetano Arrigo, pregiudicato, parcheggiatore abusivo, ucciso come un boss. Arrigo sarebbe stato vicino al gruppo guidato da Alessandro Giannelli. Sentiamo Simonetta Iappariello. È stato ucciso come un boss, eppure negli ultimi tempi faceva il parcheggiatore abusivo. Il nome di Gaetano Arrigo è l'ultimo di una lunga sequenza di morti ammazzati di camorra a Napoli. Il comando, formato da 3 killer, è giunto nei pressi dei parcheggi di uno dei locali della Movida bagnolese, esplodendo diversi colpi di pistola contro l'uomo che ha perso la vita dopo un tempestivo quanto inutile trasporto in ospedale. Le ferite riportate dal 43enne erano troppo gravi. È stato colpito alla testa, alle gambe, al braccio sinistro, all'inguine. Per lui non c'è stato più nulla da fare. Sull'ennesimo episodio di sangue indagano gli agenti della squadra mobile di Bagnoli. Negli ultimi tempi Arrigo si era messo a fare il parcheggiatore abusivo nella zona di via Coroglio a Bagnoli. Arrivava a fine mese chiedendo ogni sera una cosa a piacere a chi lasciava l'auto in sosta. Ma Gaetano Arrigo ha un trascorso burrascoso nella criminalità organizzata nel centro di Napoli, collegata ai clan, le loro guerre, i loro scontri. È considerato affiliato al clan emergente di via Cavalleggeri di Alessandro Giannelli, dedito alle estorsioni, un particolare non da poco al vaglio degli inquirenti. Arrigo fu arrestato in un blitz nell'ottobre del 2012, dove finirono in manette diverse persone indagate circa 15 ritenute appartenenti ad un nuovo clan camorristico. Il clan Giannelli è in lotta con il vecchio gruppo di potere dei D'Ausilio, il cui boss ora è latitante. Entrambe le cosche si contendono il controllo della droga e del racket nella zona ovest della città. Probabilmente la morte del parcheggiatore abusivo rientra nell'ambito della faida tra i due clan. Anche se Arrigo aveva deciso di troncare con la vecchia vita, la camorra però non dimentica il passato, una delle regole della mala, una delle leggi che è bene conoscere e rispettare se si è parte di un clan. Ebbero in cura per 2 anni una bambina senza accorgersi che era affetta dal tumore che la uccise. Sequestrato un centro medico pediatrico a Casal di Principe e arrestati 2 medici, AC e la moglie EP, le iniziali. La loro condotta omissiva avrebbe procurato la morte per mancate cure della bimba di soli 3 mesi. I 2 medici, il titolare del centro e la moglie, sono accusati di omicidio colposo, abusivo esercizio di una professione, violazione dei sigilli, falsità ideologica, incertificati e sostituzione di persona. Ad eseguire stamattina l'ordinanza emessa dalla Procura di Napoli Nord, con la quale sono stati posti agli arresti domiciliari 2 medici, sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Casal di Principe. Un appartamento trasformato in un ospizio, tutto gestito abusivamente da un uomo che è stato denunciato alla Procura di Napoli Nord. A scoprire la casa di cura per anziani, la Guardia di Finanza, in una zona periferica di Marano, alle porte di Napoli. Vediamo.
Una casa di cura per anziani completamente abusiva e sconosciuta al fisco. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza in una zona periferica di Marano, in provincia di Napoli. La casa di riposo per anziani si trovava in un appartamento privato ed era gestita in maniera del tutto abusiva. L'immobile forniva ricovero a 4 anziani, di cui 3 risultati dalle ridotte capacità funzionali e cognitive, ospitati in camere prive dei più elementari requisiti strutturali come servizi igienici assistiti, interventi edili atti all'eliminazione delle barriere architettoniche, infermeria. Oltre all'appartamento di circa 100 metri quadri, sono stati sottoposti a sequestro numerosi medicinali, alcuni dei quali scaduti, psicofarmaci, documentazione medica e contabile, quest'ultima al vaglio degli investigatori per i successivi sviluppi fiscali. Gli anziani sono stati visitati dal personale dell'ASL di Marano con il supporto degli assistenti sociali del comune. A loro è stata garantita un'immediata diversa collocazione. Un responsabile è stato segnalato alla Procura di Napoli Nord per aver gestito la casa di riposo e aver prestato la propria opera in assenza di ogni autorizzazione sanitaria e di pubblica sicurezza comunale, nonché per inquinamento ambientale e per smaltimento illecito di rifiuti speciali ospedalieri. La politica ora, ultimo giorno di campagna elettorale a Napoli, prima del silenzio. Domenica la città dovrà scegliere tra De Magistris e Lettieri. Ieri sera il confronto con la gente nelle piazze affollatissime di Dante e Mercato. Intanto De Magistris apre ai grillini e definisce Virginia Raggi a Roma un interlocutore interessante. La partita si giocherà all'ultimo voto, la vera incognita resta il voto PD diviso e scontento che potrebbe decidere di non andare a votare, alimentando così il rischio astensionismo. Vediamo Rossella Strianese. L'ultima sfida tra De Magistris e Lettieri si consuma in piazza. Tra la folla, Napoli si è divisa tra Dante e Mercato. Da una parte il popolo Dema, che sceglie la continuità sensibile al richiamo di un sindaco che vuole diventare leader di un nuovo movimento politico. Non leaderistico, ha detto, e rivoluzionario, che va oltre i confini di Napoli. È importante che venga data continuità a questa esperienza, perché noi abbiamo profondamente cambiato la città in questi 5 anni, ma c'è ancora tanto da fare. Una città autonoma, la prima esperienza, direi, in Italia di una città in cui si afferma l'autogoverno, l'autodeterminazione dal basso, la partecipazione popolare. E questo è un messaggio forte, perché credo di essere, se le cose vanno come devono andare, l'unico sindaco non iscritto a partiti, non iscritto a movimenti, che potrebbe avere un risultato clamoroso domenica in una città, tra l'altro, tra le più difficili del mondo. Io sogno Napoli che possa rappresentare in Italia e nel mondo un processo popolare di liberazione, che possa sprigionare energie, che possa dimostrare che il popolo è protagonista del suo destino. Domenica notte non vinco io. Dall'altra il popolo di centrodestra che in Lettieri cerca il riscatto dopo 5 anni di attesa. Come sapete, siccome ho la passione per la mia città, sono nato e cresciuto alla Duchesca, poi ho fatto imprese in tutto il mondo, ho detto mi voglio dedicare alla mia città. 5 anni fa è andata in maniera diversa. Io sono rimasto in consiglio comunale, mi hanno chiesto di fare il senatore, il deputato, il parlamentare, l'europarlamentare, ho detto no, resto a Napoli. Adesso abbiamo attraversato il deserto in questi 5 anni, abbiamo aspettato se facevano qualche cosa, hanno fatto il nulla, 5 anni hanno pensato solo agli affari loro, agli affari di famiglia, al fratello che organizza i concerti, alla cugina che fa la staffista, al fidanzato dell'assessore. Per Napoli hanno fatto zero e io mi sono stufato, io voglio ridare dignità alla mia città. Io voglio ridare dignità al mio popolo, io voglio ridare dignità ai napoletani, io voglio che i ragazzi abbiano un posto di lavoro, io non voglio più che i nostri giovani stanno nel letto fino all'una, a mezzogiorno, ma no perché sono poltroni, perché non ve ne niente da fa, io voglio il lavoro per la nostra città,
faccio il sindaco di Napoli, 5 anni, poi torno a fare l'imprenditore, ma in 5 anni voglio cambiare la città. Siamo ancora sulla politica. Benevento, dopo Del Vecchio, anche Mastella risponde su Facebook alle domande e in qualche caso alle provocazioni degli utenti. Stasera nelle principali piazze della città, la chiusura della campagna elettorale. Vediamo. Ultime ore prima del silenzio elettorale a Benevento, che precederà il ballottaggio tra Mastella e Del Vecchio per decretare chi guiderà la città nei prossimi 5 anni. Dopo le manifestazioni di ieri sera, in cui i candidati hanno incontrato i cittadini, ci si concentra sui social. Se ieri è stato Raffaele Del Vecchio a dedicarsi al dibattito su Facebook, organizzato dal gruppo 6 di Benevento 6, oggi è stato il turno di Mastella. E come è stato per il candidato sindaco del centrosinistra, anche per Mastella tantissime sono state le domande degli utenti, dai sabariani, domanda posta anche a Del Vecchio, che Mastella ha dichiarato di voler fermamente salvare, all'alluvione, che Mastella ha assicurato di voler affrontare col pugno duro, portando tutti i sindaci del Sannio in protesta a Roma, nel caso in cui si dovesse ritardare ancora nel ristoro dei danni. Mastella ha ribadito inoltre che sarà schierato per il no al referendum di riforma costituzionale e di essere pronto a far campagna elettorale a sostegno di chi si oppone alla modifica della Costituzione. Diverse anche le provocazioni di alcuni utenti che hanno approfittato della piattaforma, dalle vicende del 2008 alle dichiarazioni sulla De Girolamo, ex nemica ed attuale alleata. Mastella ha rivendicato le scelte fatte nel 2008, quando l'Udeur tolse il sostegno al governo Prodi, e glissato sulle schermaglie con l'ex ministro dell'agricoltura. In serata chiusura per entrambi i candidati nelle principali piazze della città. Mastella sarà a Piazza Castello e poi a Pantano, mentre per Del Vecchio ci sarà la chiusura a Piazza Roma e poi a Piazza Libertà. Smetto di fumare, ho avuto paura di morire. Dopo l'intervento al cuore di poco più di una settimana fa, stamattina la prima uscita pubblica del sindaco di Avellino Paolo Foti in occasione delle prove su strada della metropolitana leggera. Vediamo. Ho temuto di non farcela, ma adesso ho smesso di fumare. Il sindaco Foti, alla prima uscita pubblica in occasione delle prove su strada della metro leggera e 10 giorni dopo l'intervento al cuore, confessa alla stampa di aver avuto paura. Troppe sigarette, ora dovrò stare più attento. Sto molto meglio rispetto a come stavo nei giorni scorsi, prima della piccola scoppolina che ho preso. Mi avevano consigliato di stare 2 settimane fermo, ma non ci sono riuscito. Cioè io lunedì notte ho temuto di non farcela, perché è stata una situazione molto, molto difficile. Ecco, devo ringraziare la prontezza di mio figlio, la prontezza dell'ospedale Moscati, dell'equipe del dottore Vittorio Ambrosini, che è il mio cardiologo. L'aiuto psicologico che mi è stato dato da Pino Rosato, che è mio amico dai tempi del liceo. In questi giorni così difficili a Foti è arrivata la vicinanza e la solidarietà di tanti comuni cittadini, ma anche di chi gli è politicamente avversario. Chi non ha potuto raggiungermi direttamente non ha esitato a farmi sapere che mi era vicino, e io questa cosa mi ha molto aiutato, e perché no, oggi dico che mi inorgoglisce, perché significa che quando si semina bene si raccoglie anche amicizia e solidarietà. Intanto ai primi di luglio c'è il banco di prova del bilancio e il sindaco ribadisce: se non ci sarà la fiducia del consiglio comunale rimetterò il mio mandato. Io non tradisco il mandato elettorale. Se il consiglio comunale mi consegnerà un messaggio di sfiducia nei fatti, ne prenderò atto e finisce lì. Mi dispiace, ma finisce lì. Scoperto a Scampia un bunker dove era nascosto un vero e proprio magazzino di sigarette di contrabbando. Sequestrati circa 2 tonnellate di bionde, in arresto sono finite 8 persone. Sembrava un tombino, invece da quella botola si accedeva ad un bunker. Il blitz della Guardia di Finanza è scattato questa mattina in un capannone deposito di via Roma a Scampia. Qui sono state sequestrate circa 2 tonnellate di sigarette di contrabbando estere e sono finite in manette 8 persone. L'operazione è scattata dopo il sequestro di qualche giorno fa di altre 5,5 tonnellate di bionde su un auto articolato telonato con targa slovena. Oggi i finanzieri sono ritornati nel capannone e nel corso di un'appurata ispezione
Vergine hanno scoperto la botola attraverso la quale, scendendo da una scala in ferro, si accedeva al bunker sotterraneo, realizzato con pareti in cemento armato di notevoli dimensioni, al cui interno c'era un vero e proprio magazzino di sigarette di contrabbando. Nello stesso locale le Fiamme Gialle hanno sequestrato un tir con all'interno centrifughe in plastica per insalata, posti nella parte posteriore del mezzo, le quali fungevano da carico di copertura. Ve ne erano altri 24 aventi la stessa incellofanatura, ma in realtà contenente ognuno 24 casse di sigarette di varie marche del valore stimato di oltre 1.500.000 euro, su cui gravano imposte per circa 1 milione di euro, tutte prive del contrassegno di Stato e verosimilmente destinate al mercato partenopeo. Il mezzo straniero era stato intercettato e pedinato dai militari in servizio di pattugliamento lungo l'asse autostradale A1 all'altezza del casello autostradale Napoli Nord, mentre era preceduto da un'autostaffetta e aveva terminato la propria corsa proprio all'interno del deposito. Ora sono in corso le indagini per risalire alle rotte di approvvigionamento delle bionde e individuare eventuali altri responsabili del contrabbando, fenomeno che risulta essere nell'ultimo periodo in sensibile ripresa, sia sotto il profilo della vendita al minuto che dei grandi commerci. Dopo il caso dei furbetti del cartellino all'INPS di San Giuseppe Vesuviano, sono pronti i licenziamenti alla ASL di Avellino, l'azienda sanitaria finita al centro di uno scandalo nello scorso mese di marzo. Dopo il caso dei furbetti del cartellino all'INPS di San Giuseppe Vesuviano, oggi il commissario dell'ASL di Avellino, Nicola Ferrante, ha annunciato licenziamenti per assenteismo. Anticipando il decreto del governo sugli statali, l'ASL è pronta ai primi provvedimenti drastici. Già lunedì prossimo potrebbero esserci provvedimenti di licenziamento per alcuni dipendenti dell'azienda sanitaria di Via degli Imbimbo, finita al centro di uno scandalo a marzo scorso. La magistratura sta andando avanti e parallelamente cammina l'ASL con provvedimenti per i dipendenti infedeli. Oggi la commissione consegna le risultanze delle sue indagini e approfondimenti su ogni caso. Di tutta la vicenda saranno interessati il governatore De Luca e il commissario Polimeni. Il caso di Avellino è scoppiato a marzo scorso. I dipendenti, ripresi dalle telecamere nascoste della polizia, timbravano il cartellino nella sede centrale e poi lasciavano il posto di lavoro. Le immagini di quei dipendenti infedeli hanno fatto il giro d'Italia. Probabilmente messi sull'avviso che c'era un'indagine in corso che li riguardava. Guardava, c'era anche chi salutava in segno di scherno il marcatempo e chi, sventolando il beige dalla mano, fa il gesto del dito medio. Un comportamento consolidato, quello accertato dagli agenti di polizia, avevano spiegato gli inquirenti, sprezzante delle regole di ogni possibile controllo, che avevano messo sul banco degli accusati 4 dirigenti medici, 2 medici specialisti, 6 infermieri, 5 impiegati amministrativi, 2 coadiutori, un operatore tecnico e un ausiliario. Proprio loro oggi rischiano di essere licenziati. E prima vi dicevo dello scandalo all'INPS di San Giuseppe Vesuviano, il nostro Rocco Fatibene è andato a raccogliere l'indignazione dei cittadini. Oggi timbro io il cartellino a te, domani lo timbri tu a me. Si basava soprattutto sulla connivenza e lo scambio di favori la truffa portata avanti da 7 dipendenti dell'ufficio INPS a San Giuseppe Vesuviano che ora sono indagati e destinatari di una misura restrittiva. 3 dipendenti sono interdetti ai pubblici uffici, 4 con l'obbligo di firma in caserma. Tutti accusati di false attestazioni o certificazioni nell'utilizzo del beige. I furbetti del cartellino timbravano per se stessi o magari anche per altri colleghi e poi comodamente se ne andavano a fare la spesa. Sono stati però scoperti dalla Guardia di Finanza di Ottaviano, che era sulle loro tracce dal settembre del 2015. Ad inchiodarli le immagini delle telecamere installate proprio sopra l'apparecchio marcatempo. Una truffa allo Stato che fa andare su tutte le furie i cittadini di San Giuseppe Vesuviano. Se per gli nuovi mensili senza fare niente, questa è una frode che fanno. È una truffa. Sto fatto che uno un posto d'oro come veramente persone che vorrebbero andarci ma non riescono ad andare a nessuna parte. Io voglio che quando uno va a una parte, vai a faticare, deve fare il tuo dovere perché io ho padrone da papà. Si devono licenziare queste persone, sono persone che nell'ambito della società non servono. Perché non fai il dovere tuo? Da una papà per senza fare niente. Lo Stato, Renzi, fa bene a licenziarli. Se vanno a firmare se ne vanno. Hanno arrivato la sospensione la prima volta, la seconda volta hanno la licenziazione. Io mi andassi pure in galera. La prima cosa è perché stanno veramente persone che non possono neanche mettere uno piatto a tavola.
non va bene, che uno va a lavorare, queste sono persone che sa che farebbero per lavorare davvero e per portare un po' di pane a casa, no, questi sono, che lavoro ha fatto in una zappa là dentro, scusatemi. Sono decine e decine d'anni che fanno sta pazziera, perché si sono svegliati adesso, hanno capito con chi avevano a che fare, ma se non fanno le cose come sarà fa, come fanno tutti negli altri stati, siamo sempre arrivati, comunque i nostri antenati hanno civilizzato il mondo, ha da civilizzare noi, abbiamo fatto proprio, come sul dici, in cerca napoletana, alla fine dei tricchi tracca. E intanto a Salerno arriva ad una prima svolta il caso degli assenteisti dell'ospedale Ruggi, rinviati a giudizio 14 dipendenti, i casi più gravi, ma in queste ore la procura sta notificando altri 168 avvisi di garanzia. Il primo clamoroso caso di assenteismo è stato quello dell'ospedale Ruggi di Salerno. L'Italia intera si è indignata davanti alle immagini della dipendente che andava in spiaggia invece di stare al lavoro. Le telecamere dei carabinieri avevano accertato che gli assenteisti si allontanavano sistematicamente per fare la spesa, dedicarsi allo shopping, presupponendo un sistema collaudato che andava avanti da tempo. A distanza di un anno dall'operazione Just in Time, la procura di Salerno ha chiuso con una richiesta di rinvio a giudizio per 14 dipendenti dell'ospedale. Ma è solo l'inizio, perché in corso di notifica ci sono altri 168 avvisi di conclusione indagine. I casi che si è deciso andranno subito a processo sono quelli ritenuti più gravi per il procuratore Francesco Rotondo e riguardano i dipendenti che nello scorso settembre furono sospesi dal servizio. 7 di loro sono stati poi licenziati dall'azienda ospedaliera universitaria, oggi guidata dal commissario Cantone. Tutti infermieri, ausiliari e una caposala. L'udienza preliminare è fissata per la metà di settembre, tra loro anche Carmine De Chiaro, il sindacalista, che dopo questa vicenda ha denunciato altri casi sospetti, presentando un esposto che ha dato il via ad un altro filone di indagine, puntando i fari sul comparto dei primari e dei medici dell'ospedale. Per tutti l'accusa è di truffa ai danni dello Stato e violazione della legge Brunetta sul pubblico impiego. Ora si attende la seconda fase dell'inchiesta. Ci spostiamo in provincia di Benevento, sul raccordo Castel del Lago, San Giorgio del Sannio, c'è un ponte che l'ANAS deve abbattere e ricostruire con la conseguente chiusura dell'importante arteria di collegamento tra Benevento e l'autostrada Napoli-Bari. Il sindaco di San Giorgio del Sannio, Mario Pepe, sta studiando tutte le possibili soluzioni per evitare che nel centro del paese venga deviato il traffico di auto e mezzi pesanti. Andrea Caruso. Neanche il tempo di insediarsi che il neo sindaco di San Giorgio del Sannio, Mario Pepe, deve subito affrontare la grana della viabilità. Il paese dell'Alto Calore rischia infatti di fare la stessa fine di Fragneto Monforte, tappa obbligata di passaggio per auto, pullman e camion a causa della chiusura di un'arteria extraurbana di collegamento. L'ANAS deve infatti provvedere all'abbattimento e alla ricostruzione di un ponte che insiste sul tratto del raccordo autostradale che dal casello di Castel del Lago conduce a San Giorgio del Sannio. Impossibile ipotizzare un semplice restringimento della carreggiata. Per evitare che nei due sensi di marcia i veicoli passino per il viale Spinelli, una soluzione potrebbe essere quella di spedire i mezzi diretti verso l'autostrada al casello di Avellino Est, attraverso la provincia irpina. Più complicata è la realizzazione di una bretella di collegamento che consenta comunque di utilizzare il raccordo. Noi abbiamo anche proposto di vedere se è possibile creare un bypass lungo il raccordo autostradale Castel del Lago Benevento, che consente ai mezzi di entrare e di uscire, avendo lasciato, diciamo, il ponte, non entrando nel raccordo prima, ma potendo entrare dopo, chiaro, facendo un bypass. Ma ciò che ha indispettito la fascia tricolore è che l'ANAS abbia deciso di interfacciarsi con gli amministratori pubblici solo ex post ad appalto già conferito, una situazione che mette le comunità di fronte al fatto compiuto e con le spalle al muro. Perché l'ANAS doveva fare all'inizio un incontro con i comuni prima di appaltare. Oggi appalta l'opera e ipotizza l'incontro con i comuni. Se dobbiamo subire, ci possiamo opporre, possiamo resistere, ma saremo travolti dalle leggi e dall'ordine pubblico. E come dicevamo prima, stamattina prove su strada della metropolitana leggera ad Avellino, siamo addirittura d'arrivo, dichiara l'assessore ai lavori pubblici Preziosi, ancora qualche mese, verosimilmente dicembre, e il servizio sarà fruibile da parte dei cittadini.
Ad Avellino continuano le prove tecniche della metropolitana leggera. Oggi i filobus sono stati messi su strada nel tratto di 4 km compreso tra la stazione ferroviaria e Campetto Santa Rita, in attesa di completare l'intero percorso cittadino di 11 km e rendere il servizio fruibile alla cittadinanza tra qualche mese. Mancano ancora le pensiline, in questo momento non servono le pensiline perché non ci sta ancora esercizio. Mancano ancora le corsie preferenziali. Bisogna aggiungere altre cose per poter dire che la struttura è terminata, però la messa in esercizio provvisorio è un passo importante. Soddisfatto dunque l'assessore ai lavori pubblici Costantino Preziosi, dovevamo rispettare quantomeno per il collaudo dei mezzi il termine del 30 giugno e ci siamo riusciti. È giusto ricordare che questa fu un'intuizione del compianto sindaco di Nunno e che ora intravede la luce dopo 13 anni di travagliata gestazione. Ricordiamoci che questo progetto è stato per la prima volta finanziato per il 60% dal Ministero dei Trasporti nel 2003, quindi oggi che siamo nel 2016 possiamo dire che è una grossa vittoria da parte della città di Avellino, perché dopo 13 anni si parla per la prima volta di messa in esercizio e già da ieri si vedono in città, seppure per un tratto limitato di solo 4 km rispetto agli 11 km, questa benedetta metropolitana leggera che ha avuto un percorso veramente difficile. Circa nel 2008 sono iniziati finalmente i lavori, però della parte del 40% regionale non abbiamo mai visto una lira, quindi comunque è stato un cantiere che è andato a singhiozzo. E dobbiamo ringraziare l'intuizione del sindaco Foti a giugno, quando nel nuovo accordo di programma, così come la Bonatti, è riuscita a mettere anche la metropolitana leggera. Sono le 14:27 agli orologi di 8 Channel. Termina qui l'edizione delle 14 del nostro telegiornale. Vi lascio adesso alla pagina dello sport in studio Carmine Quaglia. Arrivederci.